Allora, la situazione è questa. Di nuovo, il filo è inchiodato al cilindro. Quindi il cilindro, nel suo tentativo di scendere, il centro di massa cosa fa di questo cilindro? Se volete, se volete l'equazione del centro di massa, e questa è l'equazione che descrive il moto attorno al centro di massa. Il centro di massa cosa fa? Il centro di massa si muove, segue un'equazione di Newton, ma uguale a F, dove m è la massa del sistema, a è l'accelerazione del centro di massa, F sono le forze esterne. E vedete qua, ci sono due forze esterne che agiscono, la forza peso e la forza che c'è tramite il filo, cioè il cilindro sta interagendo col filo, d'accordo? E chiameremo T la tensione del filo e sarà verso l'alto. La forza peso agisce nel centro di massa. Perché? Siate pronti a rispondere. Quindi se io devo decidere qual è la direzione positiva, mi viene naturale scegliere la direzione positiva in questo esercizio, verso il basso. Quindi questa è l'equazione del moto del centro di massa. Questa è l'equazione del moto del centro di massa. Quindi la massa per l'accelerazione del centro di massa è uguale alla somma delle forze esterne che sono applicate chiaramente in punti diversi. Mg entra col segno più, T entra col segno meno. Quindi questo è verso il basso, questo è verso l'alto. Hanno i segni algebrici. Il moto attorno al centro di massa. Il moto attorno al centro di massa è, lo descriveremo con l'equazione del moto rotazionale di un corpo rigido. Questo è un corpo che sta ruotando attorno a quale asse? Attorno a un asse che passa per il suo centro. È chiaro che man mano che lo yo-yo scende, quest'asse che passa per il centro si muove, è chiaro. Non è un asse fermo nello spazio. È un asse che passa per il centro dello yo-yo. Ok? Quindi questo è il momento di inerzia rispetto all'asse passato per il centro. Questa è la derivata seconda del parametro posizionale del cilindro ed è un parametro di tipo rotazionale. E questo è il momento delle forze rispetto all'asse passate per il centro di massa. Quindi questa è l'equazione del moto attorno al centro di massa. Equazione del centro di massa, equazione del moto attorno al centro di massa. Cosa fa il centro di massa? Cosa fa il sistema attorno al centro di massa? Quindi io decido di seguire cosa fa il centro di massa e cosa fa il sistema attorno al centro di massa. Quali sono le forze esterne, quali sono i momenti torcenti sul cilindro dovuti alle forze esterne? Beh, la forza peso, che è proprio nel centro di massa, non ha un momento torcente. È l'unica forza esterna che ha un momento torcente utile per far accelerare angolarmente il sistema attorno al centro di massa è quello del filo. E si tratta di scriverlo col segno algebrico corretto. Quindi, se io decido che la direzione positiva per il moto del centro di massa è verso il basso, qual è la direzione positiva per quello che concerne il moto rotazionale? Qua dovete un po' cercare di immaginare, perché se il cilindro è qua e vuole scendere, il filo è alla sua sinistra e lui vuole srotolarsi, lui srotolandosi gira in senso antiorario, è vero? Quindi scendere vuol dire che il cilindro girerà in senso antiorario e quindi la direzione positiva che per il moto rotazionale del cilindro è uscendo dalla lavagna. Quindi la direzione positiva è uscendo. Quindi voi dovete chiedervi il momento torcente del filo cos'è? Dentro o fuori dalla lavagna? Solo a quel punto potete mettere il segno algebrico. Ed è più perché il momento torcente di questa forza rispetto al centro di massa, questa forza applicata a questo punto, è uscente. Chiaro? Questo è il passaggio delicato. Dovete avere chiaro cosa si intende direzione positiva. Per un moto traslazionale è banale, la forza sarà positiva se è nella direzione positiva e negativa, la forza sarà negativa se la freccia è in direzione sbagliata. Per il moto rotazionale dovete usare la mano destra sia per capire qual è la direzione, se questo ruota la direzione uscente, e poi per assegnare il segno algebrico al momento torcente. Okay. A questo punto queste sono le vostre equazioni.
Di nuovo faremo come abbiamo fatto prima, il filo è inchiodato al cilindro, che equivale a dire, nel contesto di ruote su strade, che la strada non è ghiacciata. Quindi c'è un legame molto particolare, che è questa, che tenta due punti, è legato a questa accelerazione, ed è A diviso R. Questo viene dal fatto che l'arco, la distanza lungo l'arco, la lunghezza d'arco che il chiodo seguirà, se questo è il chiodo, se questo corpo, se il centro di massa scende 10 cm, questo punto deve spostarsi di 10 cm lungo l'arco di cerchio, si intende, e quello corrisponde a una certa variazione angolare. E quindi questa analisi geometrica dei cerchi, la geometria dei cerchi, con l'ipotesi che appunto il chiodo, il filo è inchiodato, porta a questa equazione. E quindi questa qua la riscrivo così, quindi la I come la scriveremo? La I la scriveremo come la massa del cilindro, dello yo-yo, R quadro per un eventuale numerino a seconda di come è fatto lo yo-yo. Quindi questa diventerà K M R quadro, questo diventerà A diviso R e questo uguale a T per R. Questa è l'equazione qua. Di nuovo moltiplico per R. A questo punto vedete che R non gioca nessun ruolo matematico perché c'è su entrambi i lati. Quindi il contenuto matematico di questa equazione è semplicemente KMA uguale T. Ok? Questo R quadro va via con questo R quadro. Quindi il contenuto matematico di questa equazione, quando riconoscete che il momento di inerzia è scritto così e quando riconoscete che questo è scritto così, il contenuto matematico di questa equazione si riduce a questa. Quindi cancello qui, avvicino a questo per poter poi... Quindi di nuovo sistema di due equazioni e due incognite, non conoscete A, non conoscete T. Ovviamente l'esercizio voi dovete calcolare T da soli, io mi limito a calcolare A e la A è la più facile perché si ottiene sommando due equazioni. Quindi vedete, questo ovviamente è la stessa massa, ho usato due simboli diversi, scusatemi, è ovvio che è un unico yo-yo. Perdonate, ho cambiato notazione. Quindi questa M era M è la massa dello yo-yo, quindi cosa ho? Ho M1 più K era uguale MG, giusto? Messo la M in evidenza, ho messo la A in evidenza e mi rimane 1 più K. Questa è la massa inerziale, questa, guarda caso, vale esattamente la stessa cosa. Tutti i corpi hanno la stessa accelerazione in un campo gravitazionale uniforme, ma Einstein dice per forza, quindi questa M e questa M si possono cancellare, c'è tanto mistero lì, non è un passaggio banale, e concludete che A non è uguale a G, ma è 1 diviso 1 più K per G. Ok? Quindi, se il filo si rompe, questo va giù con l'accelerazione G. Se il filo c'è, ed è essendo inchiodato, è costretto a far accelerare angolarmente lo yo-yo, ecco che l'accelerazione di caduta non è G, ma è diverso da G. E vedete anche che dipende da come è fatto lo yo-yo. Non dipende dal raggio dello yo-yo, non dipende dalla massa! Mi stupite? No, perché Galileo no. Quindi questa cancellazione qui è in fondo Galileo. Non vi dovete stupire che non dipenda dalla massa dello yo-yo, ma dipende da come è fatto lo yo-yo. Quindi uno yo-yo pieno e uno yo-yo vuoto, anche se hanno masse diverse, anche se hanno raggi diversi, quale dei due avrà un'accelerazione maggiore? Quale?
Quello pieno, anche se hanno masse diverse, non dipende dalla massa. Anche se hanno raggi diversi, un yoyoyone è così, o un yoyino, se sono fatti in maniera diversa, scenderanno in maniera diversa, con accelerazioni diverse. D'accordo? Meditate su questo fatto. Avete visto cosa ho fatto? Questa è l'equazione del moto del centro di massa. Questa è l'equazione del moto, beh, è la, non è questa. L'equazione del moto attorno al centro di massa è questo qui. Poi dovete decidere come impostare, bla 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 bla. C'è tanta fisica qua, in questo semplice esercizio c'è un'ora di orale, volendo. Quindi non è il saperlo fare, è il saperlo spiegare. Ah, facciamo un'altra cosa semplice, perché sono stanco anche oggi. Comincio a dormire male di sera perché la temperatura sta salendo. Uno apre le finestre e poi ha freddo e chiude le finestre, poi ha caldo e si sveglia. E poi ha freddo e si sveglia. E tutta la notte apre e chiude la finestra. Una cosa semplice, il bastone. Anzi, preferisco fare questo pomeriggio. Preferisco battere il chiodo sulla storia della ruota. Allora, moto del centro di massa, moto attorno al centro di massa. Sto per disegnare una ruota e il disegno è una ruota rispetto al suo centro di massa. Il moto sta facendo così, sta ruotando attorno al suo centro di massa. Ecco la ruota e immaginate che lui stia ruotando con una vettore omega entrante. Quindi cosa vuol dire vettore omega? La direzione di omega è, è l'asse, e il verso di omega è il vostro pollice. Quindi se io dico che il verso di omega è entrante, allora le mie dita mi stanno dicendo che questo sta girando in senso orario. Va bene? Omega è semplice, poi qual è il modulo di omega? È la velocità, è teta punto, la derivata dell'angolo rispetto al teta. Quindi questo punto qui, se io vi chiedo che velocità ha rispetto al centro, quindi io sto immaginando di considerare il moto attorno al centro, rispetto al centro di massa, una ruota omogenea, una ruota simmetrica, quindi il centro di massa coincide con il centro geometrico. Quindi questo è il punto rispetto al quale io misuro la velocità. Quindi chiamate questo l'origine, se volete. Ok? Quindi la velocità è uguale a omega vettore r. Quindi questo punto qua, chi è il vettore r? È il vettore che va dall'origine al punto. Omega entra, quindi io devo fare il prodotto vettore omega per r. Omega, che è il mio indice, questo indice medio pollice, l'indice entra, il medio punta dall'origine verso il punto, eccolo là, e vedete che la velocità è verso il basso. Quindi questo signore qua ha una velocità verso il basso. Ecco qua. E anzi, fatemi fare in modo che io possa disegnare con l'apertura della mano rapida. Ok, riesco a farlo. Quindi voglio che questo sia una velocità angolare costante. La direzione è sempre entrante. E teta punto è costante, quindi il modulo di omega non cambia, ok? Questo punto che velocità ha? Usate la stessa formula e vedete che la freccia è così. Questo punto che direzione ha? Questo verso il centro. Che velocità ha? Ha una freccia così, molto semplice, no? Questa è una ruota che sta girando. E se io vi chiedo che velocità hanno questi punti che ho disegnato in periferia, hanno delle velocità che sono così. Questo punto che sta a metà strada tra l'origine, se questa distanza è r, il raggio della ruota, questo punto è r mezzi. Allora è evidente che il modulo di v, è uguale al modulo di omega per il modulo di r per il seno dell'angolo. Vabbè, l'angolo in questo caso sempre vale 1, quindi non ci sono problemi. Ma se io dimezzo questo, cosa succede al modulo di v? Dimezza, ok?
Quindi questo punto qui ha una velocità che è metà di questa. Quindi se metà è così, io lo disegno così. Ok? Questo punto che è a un quarto, ha un valore che è un quarto di questo, ovvero metà di questo, quindi così. Questo punto che è a tre quarti, ha un valore che è tre quarti di questo, quindi se volete tre di questi, quindi disegnate. E il modo più semplice per disegnarlo è di immaginare, sto disegnando da culo, è più facile far così e poi tracciare le linee, ok? Questo punto ha una velocità che è tre quarti di questo, questo punto ha metà, questo punto ha un quarto. Quindi vedete l'andamento lineare, lo sto cercando di rendere artisticamente tirando una retta e ognuna di queste frecce finisce sulla retta. Quindi il punto al centro non ha nessuna velocità, più vi allontanate dal centro più la velocità cresce linearmente. Quindi potete immaginarvi fare un disegno simile, se questo è il centro va così e quindi questa è la velocità. Così, questa è una velocità che è così, questa è una velocità che è così, d'accordo? Va bene? Quindi questo è il moto di tutte le particelle, tutti i punti del cilindro rispetto al centro di massa. Il cilindro sta girando a velocità angolare costante e quindi di conseguenza ogni punto ha una sua velocità che è... questa è la rappresentazione, va bene? Adesso voglio che voi, poi il disegno magari sarà pesante, cercherò di farlo bene, voglio che voi adesso immaginate che il centro di massa, mi accorgo adesso che è disegnato proprio male, perché di qua sembra un bel cerchio, e qua è proprio, questo non è il centro, però dai, perdonate un po' l'inesattezza del disegno, penso che abbiate capito. Adesso immaginate che il centro di massa si stia spostando verso destra, ok? Che questa ruota sta girando e si sta spostando il centro della ruota, il centro di massa sta spostando verso destra. E immaginate che la velocità del centro di massa, se questo è il centro di massa, voglio che la velocità del centro di massa sia un vettore che posso riprodurre facilmente. Ok. Voglio che la velocità del centro di massa sia questa freccia qua. Questa è la velocità, chiamiamola V0, ok? Il centro di massa si sta spostando verso destra a quella velocità. Quindi, questo punto qua che velocità ha? Questo punto, come dovreste sapere, nella relatività di, nella fisica di Newton, con le trasformazioni di Galileo, le velocità si sommano come vettori. Quindi, se io vi chiedo, questa è la velocità di questo punto rispetto al centro di massa, ma rispetto al laboratorio, questo è il laboratorio, se questo centro di massa si sta spostando con questa velocità qua, tutto si sta spostando con questa velocità, questo punto che velocità ha rispetto alla lavagna? Ok? Quindi questo disegno era rispetto al centro di massa, ma rispetto alla lavagna dovete immaginare che questa ruota si stia spostando a questa velocità. Quindi questo punto che velocità ha rispetto alla lavagna? Ha la somma di questa freccia più questa, giusto? Quindi io forse già si colorati, sarà difficile questo disegno, ma dobbiamo cercare di farlo. Oppure potrei dire guardate qualsiasi libro e ci vediamo all'esame. Ok? Quindi io devo fare la somma di questa freccia e di questa freccia. E ovviamente, con molta pazienza, voi avete i fogli millimetrati, questo punto, rispetto alla lavagna, sta andando con questa velocità qua. Forse è il caso veramente di cambiare il colore, se no non si capirà rapidamente nulla. Facciamo in rosso, va? Ok, qual è la velocità di questo punto? Visto dalla lavagna, la velocità di questo punto visto dalla lavagna è la somma della velocità del centro di massa più la velocità rispetto al centro di massa, quindi è la somma di questa freccia e questa.
devo sommare a questo questa freccia qui, e il modo migliore per farlo, visto che questa freccia hanno la stessa direzione, la somma è banale, no? Prendo questo e lo metto qua ed ecco che ok? Qual è la velocità di questo? Allora, sarà una cosa del genere. Questo punto ha questa velocità, questo punto ha questa velocità, questo punto ha questa velocità, questo punto ha che velocità ha? Dovete prendere questo e sottrarci questo. Quindi il modo migliore è di dire: ho questo e devo sottrarre questa roba qua. Quindi come posso fare? Facciamo così e prendo nota di questo. Eccolo qua. Tra. D'accordo? Ok, ci sono problemi? C'è qualcuno che non capisce che cazzo sto facendo? Sto facendo la somma vettoriale di questa freccia più queste frecce, in particolare questo punto qua, il centro di massa. Che velocità ha il centro di massa rispetto al centro di massa? Zero. Infatti questa qua non c'è alcuna freccia bianca. Quindi qual è la velocità del centro di massa? È proprio questa freccia qui. Quindi io potrei disegnarlo. Eccolo qua. Ok? Questa è la velocità del centro di massa. Questa è la velocità di questo punto. È chiaro a tutti? Va bene? Adesso, guardate un attimo questo punto qua. Supponete che io voglia che questo punto qua, rispetto alla lavagna, abbia velocità nulla. Cosa devo fare, secondo voi? Guardate come ho costruito questo disegno. Per far sì che questo punto qua abbia velocità zero, cosa che non ha in questo disegno. Perché non ha velocità zero? Perché la velocità... la velocità della freccia bianca, silenzio per cortesia, la velocità, anzi meglio evidenziarlo con un colore, io sto ragionando di questo punto qua, questo punto mi interessa, questo punto qua, io voglio sapere come faccio a fare in modo che questo punto abbia velocità nulla rispetto alla lavagna. La velocità in questo disegno di questo punto non è nulla, è verso destra con un certo modulo, questa quantità qua. Perché questo valore è diverso da zero? Perché questa freccia che evidenzio in giallo non è uguale a questa freccia qui. Non vi pare? Perché questa rossa è questo meno, se volete, è la somma vettoriale di questa freccia e questa freccia, che hanno direzioni opposte. Quando è che questa freccia rossa sarebbe zero? Sarebbe zero se questa e questa fossero esattamente dello stesso modulo. Sarebbero esattamente lo stesso modulo. Quindi con un disegno di questo tipo, quale sarebbe la situazione? Questa è la mia ruota. Disegno la velocità del centro di massa, che è una certa freccia. Voglio che questo punto sia zero. Voglio che questo punto sia zero. Ok? Quindi, come potrei fare? Io lo disegno, poi voi ci pensate, cercherò di spiegare il disegno, perché non posso costruirlo, lo disegno e poi lo commento, ma voglio che notiate una cosa. Se questa verde, dov'è il verde? Eccolo qua. Se questa verde e questa del centro di massa, magari uso blu, o viola. Se questa verde e questa viola fossero esattamente di un stesso modulo, la somma sarebbe nullo, siete d'accordo? Ma quale sarebbe la conseguenza su questo punto qua? Perché la freccia viola è questa,
Questa qua è la freccia viola, questa qua sarebbe doppio questo, siete d'accordo? Quindi faccio il disegno, forse vedo che avete già capito, faccio il disegno, lo faccio così. Questo punto ha velocità nulla, questo punto ha una velocità che è quello del centro di massa, che sarebbe questo, quindi la disegno, ecco qua. Questo punto ha velocità doppia. Quindi, se il disegno fosse stato fatto bene, questo andava su così, questo punto avrebbe avuto questa velocità, questo punto avrebbe avuto questa velocità, questo punto c'era zero, questo è la velocità che ho chiamato V0, questa qua sarebbe stata 2V0, questa sarebbe stata 0. Questo punto che velocità avrebbe avuto? Questo punto qua. Quindi io sto facendo in modo che queste frecce, la verde, deve essere uguale a questa. Solo così questo punto avrà velocità 0. D'accordo? Quindi la velocità che è qui è la somma vettoriale di una freccia lunga così in quella direzione e una freccia lunga uguale nella direzione verticale. In qualsiasi punto, questo punto qua, che velocità ha? È la somma vettoriale di questa freccia, eccola qua, la traccio leggermente, e di una freccia che è in questa direzione, che deve essere esattamente allo stesso modo. Siete d'accordo? Cioè io ho fatto in modo da azzerare la velocità. Come si fa a azzerare la velocità? L'unico modo per far azzerare la velocità è che queste frecce bianche qua, quelle in periferia, quelle che hanno la massima distanza, in particolare questa freccia, questa è uguale a questo, uguale a questo, uguale a questa, come modulo. Io voglio che questa sia uguale a questa, quindi di fatto sto cancellando il disegno e sostituendo tutte le frecce bianche che stanno in periferia con una freccia lunga così. D'accordo? Sì? Quindi in particolare questa freccia, o la freccia che devo disegnare qua, è una freccia che è la somma di questo più una freccia che ovviamente deve essere tangente al cerchio. Quindi devo fare la somma vettoriale di una freccia che è così, questa rappresenta la velocità rispetto al centro di massa, questa rappresenta la velocità del centro di massa e devo fare la somma vettoriale in modo più semplice e forse fa così e voilà. Ok? È un disegno che ha la sua complessità. Lo ammetto, ma dovete lottare con questo disegno, dovete convincervi che se non c'è nessun legame tra la velocità V0, la velocità del centro di massa, e non c'è nessun legame con, per esempio, la velocità tra questa freccia e questa freccia, che sono moduli completamente diversi, allora questo punto qua non sarà fermo. L'unico modo per far sì che questo punto sia fermo è che queste frecce periferiche devono avere questo modulo. Questo è il messaggio. D'accordo? E quindi questa è la situazione di una ruota che rotola senza strisciare. Questo punto della ruota per un attimo è fermo. E lo stesso, non è la stessa cosa, ma c'è un'analogia. Mentre voi camminate, il mio corpo sta avanzando, ma il mio piede per terra per un attimo è fermo. È un po' una cosa simile. Voi potreste... So, se mi ricordo che c'era, come si chiama quel fumetto con qua? Sì, Topolino, no? Ma non era lui il protagonista, c'era Archimede, no? Come si chiama l'inventore? Intanto c'era qualche stupido disegno in cui c'erano bastoni così, e qua sull'estremo c'era una scarpa, no? Avete mai visto? Avete mai visto? Quindi questa è una ruota che
rotola, rotola senza striscia, come si scrive? Strisciare, così? Sì. Strisciare? Ok. Senza strisciare. Cioè che il punto d'appoggio della ruota è una ruota idealizzata, ovviamente. Perché una ruota vera non fa così. Una ruota vera non è un cerchio che tangente la strada. Una ruota vera è che se voi appoggiate una ruota sulla strada succedono due cose. La strada leggermente si deforma e anche la ruota, no? Se voi siete su una strada molto rigida, allora la strada non si deforma. Ma se la strada è di fango, la ruota deforma la strada, no? Fa un buco. Ma anche la ruota, se non è una se non è un cilindro d'acciaio e se è di gomma, quando voi la appoggiate, lui si deforma. Adesso non so disegnare la deformazione, ma solo appoggiata farà una cosa del genere, sarà piatta, poi una cosa del genere, no? È deformata la ruota gommosa su una strada d'acciaio. Quindi le ruote vere, le strade vere non sono rappresentate così. Questa è una idealizzazione. Stiamo facendo idealizzazioni, poi i meccanici in particolare magari capiranno. Ma la cosa interessante è che una ruota vera che avanza, cosa succede? Che la strada continua a deformarsi, perché questa è la fotografia. Questa è la fotografia in un attimo. Poi la ruota si è spostata, no? La ruota si trova qua e la deformazione è qua e anche la ruota continua a deformarsi. Silenzio! Una ruota vera, cosa succede? Che la parte deformata della ruota continua a essere aggiornata, no? Perché la ruota gira. Quindi questa deformazione si propaga nella ruota. E anche la strada deformazione si propaga. Questo è uno dei motivi per cui la ruota si ferma. Perché tanta energia va a continuamente deformare la ruota. E la ruota non è un elastico perfetto. Si scalda, eccetera. Ecco perché le ruote si fermano. Perché devono tirarsi fuori dal buco, devono fare il buco e devono continuamente deformarsi, quindi tanta energia invece di rimanere energia di movimento va a deformare la strada, la ruota. Comunque questa è un'idealizzazione, l'idealizzazione che faremo nel corso fisica elementare, no? Quindi la ruota è rigida, la strada è rigida, il punto di contatto è un punto, e dire che la ruota rotola la ruota rotola senza strisciare vuol dire questo disegno. Vuol dire questo disegno, che in questo punto per un attimo è fermo, non sta strisciando, Non sta strisciando. Questo punto striscerebbe. Se questa è la strada, vedete, questo punto si sta muovendo, striscia. E cosa farebbe? Sapreste fare il disegno con la velocità del centro di massa che è di così? Ma con la velocità omega che esce dalla lavagna, con tutte queste frecce che girano in senso opposto, come cambierebbe il disegno? Che questo punto invece di strisciare in avanti striscerebbe indietro, per esempio. Solo se questa freccia bianca periferica è esattamente nello stesso modulo, questo punto rimane fermo. Provate a fare il disegno, sfidatevi a fare questo stesso disegno, cioè frecce di modulo diverso, ma che questa freccia invece di andare verso il basso andrà verso l'alto. Provate a farlo, costruitelo, se lo fate una volta non lo dimenticherete mai più. Se non lo fate rimarrà fumoso e allora mi accorgerò. Fate il disegno, fatelo, ma non fatelo esattamente al modo che l'ho fatto io, modificatelo. Convincetevi che questo punto avrà velocità zero se le frecce periferiche hanno esattamente lo stesso modulo, ma fate il disegno opposto, dove la freccia periferica invece di andare verso il basso va verso l'alto e abbia un modulo diverso. In questo caso l'ho fatto più piccolo di questo. Se ce l'avessi più grande, fate il disegno dove le frecce periferiche hanno un modulo maggiore di questo. Sfidatevi, se no io mi accorgerò all'orale. Mi accorgerò, come no, un po' di esperienza, So quando lo studente ha studiato ma non ha ben capito. E allora dipenderà da com'è l'esame, no? Va bene, queste cose io intendo per rotolo senza strisciare. E la matematica di questo è che V0, questo V0 che è qui, che è la velocità del centro di massa, deve essere uguale
a omega r, dove omega è il modulo del vettore. Se io ho questa relazione, allora il punto è fermo. Perché omega r cos'è? È il raggio del cerchio, quindi questo che è a sinistra, è la velocità rispetto al di un punto periferico. E come ho conseguito questo disegno, no? Questi punti periferici hanno questa velocità perché sono la distanza r, giusto? E dire che la velocità di un punto periferico è proprio uguale alla velocità del centro di massa è proprio la condizione che mi garantisce che questo sia fermo. È chiaro? Quella formula è la condizione che la ruota avanzi senza strisciare e che il punto di contatto, però, per l'appunto, non striscia. Ok? Quindi, per esempio, se io ho una ruota, questo è il discorso che facevo prima della strada ghiacciata, che non intendo ridisegnare l'albero, deve essere molto chiaro. Immaginate che questa sia una ruota che stia avanzando, non necessariamente su una strada, è nello spazio. Avete due moti, il moto del centro di massa e il moto attorno al centro di massa. In generale, questo oggetto avrà una certa velocità del centro di massa e ci sarà una certa velocità angolare che può essere qualsiasi valore. E io, per esempio, supponiamo che esca, e il fatto che esca magari la faccio così, perché questo rappresenta la direzione delle vostre dita, ok? E scrivo con omega la velocità angolare, ovviamente perpendicolare al disegno. Se io vi chiedo qual è l'energia cinetica di questo corpo, lui ha due tipi di moto. Ha il moto del centro di massa e il moto attorno al centro di massa. Allora l'energia cinetica rispetto alla lavagna è la somma dei due energie cinetiche, è un teorema che abbiamo dimostrato e lo chiedo all'orale, ricordate il teorema? Quindi abbiamo un mezzo, se la massa della ruota è m vcm quadro, questa è l'energia cinetica portata dal centro di massa, pensata come punto materiale. Poi c'è il contributo energia cinetica attorno al centro di massa. Io questa qua la scriverò così, 1 mezzo i omega quadro, dove invece della m ho il momento di inerzia, ovviamente rispetto al centro di massa, quindi questo è icm, un asse passante per il centro di massa, quale? Magari questo, certo la ruota continua a muoversi, quindi il centro di massa si sposta, e l'asse però è sempre passante per il centro di massa perpendicolare alla ruota. Questa è l'energia di movimento complessiva della ruota, il moto del centro di massa e il moto attorno al centro di massa. Ma questa VCM e questa omega in generale non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro. La omega potrebbe essere zero e il cilindro avanza senza girare su se stesso. La omega potrebbe essere uscente dalla lavagna, quindi lui avanza e la ruota sta girando in senso antiorario. La velocità angolare potrebbe essere entrante, quindi la ruota avanza e sta girando in senso orario. In generale non c'è nessun collegamento tra i due, ma adesso aggiungo la frase. Questa è una ruota su una strada che avanza rotolando senza strisciare. Cosa dico con queste parole in più? Dico che c'è un legame tra VCM e omega. E qual è il legame? È questo qui. Quindi la frase, questa è una ruota che rotola senza strisciare, vuol dire che avete questa condizione da imporre, è una specie di equazione ausiliaria, ok? E quindi se io vi chiedo qual è l'energia cinetica di una ruota che rotola senza strisciare, voi subito invocate il teorema dell'energia cinetica ed eccola qua, la scrivete, boom! Poi imponete la condizione ausiliaria, che questa omega non sia un valore qualsiasi, ma sia dato da questo. Quindi per esempio scrivete che omega è uguale a VCM diviso R. Quindi questo diventa, scrivo qua giù, quindi punto esclamativo e mi prendo qua giù. Quindi avete un mezzo
MVCM quadro più I per omega quadro, ma omega è VCM diviso R al quadrato. Questa è l'energia cinetica di una ruota che rotola senza strisciare. Ma è una ruota e l'asse che mi interessa è quella passante per il centro di massa, quindi questa è la ICM, l'ho già detto. E la ICM la scriverò così, come la massa della ruota, uso lo stesso simbolo, l'errore che l'ho fatto prima, no? Avevo usato M maiuscolo, stesso simbolo, stessa maglia, lo stesso corpo. La massa della ruota, il raggio quadro della ruota per un numerino che mi dice come è fatta la ruota. Questo numerino è un mezzo se è una ruota piena e uno se è una ruota da bicicletta. D'accordo? A questo punto io sbatto questa espressione qui, track. Salute, allergia o raffreddore? Allergia. Stamattina avrò stannutito 30 volte, adesso mi è passato, ma tra le 8 e 8 e mezzo ho avuto una crisi terribile. C'è un antistaminico molto buono, si chiama Zyrtec, non so se la conosce, molto buono. Almeno a me funziona senza darmi fibrillazione. Perché gli antistaminici sono degli eccitanti cardiaci, quindi se avete problemi di cuore, tenetevi lo starnuto. Un mezzo, manca un mezzo qua. Ah, manca un mezzo anche qua, cazzo. Cosa c'è? C'è un topo? Cosa è successo? Cosa era un insetto? Un insetto? Ho dimenticato un mezzo qua. Ho cancellato, l'avevo scritto un mezzo qua. Quindi c'è un mezzo che ho perso per strada. Quindi vedete, ho un mezzo in comune, ho la M in comune e ho anche VCM in comune. Metto in comune. Questa formula è interessante. È interessante questa formula. Mi dice che l'energia cinetica non dipende dal raggio della ruota, però dipende da come è fatto. Certamente dipende dalla massa, perché la massa è qua, no? Questa è la massa della ruota, ma dipende da come è fatto. Da posto, signorina, sì? Non si spaventi per un insetto. Va bene? Quindi se voi vedete arrivare, se voi vedete arrivarvi addosso a una certa velocità un cilindro pieno e uno cavo con la stessa massa, qual è quello che trasporta più energia? Qual è quello che farà più danno, no? Se vi viene addosso? Cos'è? È quella vuota, quella che ha la cappa più grande. Quella che ha la cappa più grande è quella che trasporta più energia. A parità di velocità, a parità di massa, è quella tipo bicicletta che trasporta più energia. Va bene.